Prova, prova, prova. Una partita così importante contro una squadra davvero tosta, una squadra che ha sicuramente tanta tanta qualità, che ha ben 36 punti in classifica contro 30 della N Brescia. Andiamo a vedere le formazioni dei due allenatori, le scelte dei due coach. Partiamo da la N Brescia, Lisandro Bobo. Con il numero 1 Petar Tesanovic, numero 2 Mario Del Basso, numero 3 Vincenzo Dolce, numero 4 Francesco Faraglia, numero 5 Giorgio Lasic, numero 6 Tommaso Giannazza, numero 7 Vincenzo Renzuto, numero 8 Stefano Guerrato, numero
9 il capitano Jacopo Alesiani, numero 10 Edoardo Manzi, numero 11 Max Irving, con il numero 12 Alessandro Balzarini e con il numero 13 Francesco Massenza Milani. Risponde Alberto Angelini con Gianmarco Nicosia in porta, Nicolò Rocchi dal team numero 2, numero 3 per Andrea Pacciali, numero 4 Pietro Figlioli, numero 5 Vavic, numero 6 Rizzo, 7 per Caglieri, 8 Bruni, 9 Edoardo Campopiano, 10 Guidi, 11 Durdic, 12 Erdelin, 13 Daroli, 14 Matteo Bragantini. Una partita veramente piena di stimoli con dei vice campioni del mondo anche in vasca, uno con noi, Vincenzo Renzuto. Iodice, vediamo ovviamente quale sarà l'approccio dei Leoni in questa partita in cui c'è una squadra che risponde con parecchia qualità in vasca ed è ovviamente il Savona, con gli ex, uno degli ex storici, Valerio Rizzo, che con l'N Brescia ha alzato la Coppa LEN stagione 15-16. In vasca anche Mario Guidi, Pietro Figlioli, Lorenzo Bruni. È tutto pronto, dunque gli arbitri dell'incontro saranno il signore Mirko Schiavo e Riccardo Carmignani, delegato fin Dante Saeli, calottina blu per il Savona, bianca ovviamente per la N Brescia. Sono già giocate delle partite nel pomeriggio. Prore Cortigia 10-5, De Acker Delimar 8-9. Partita molto molto tesa, tirata, come ci si aspetta anche da quella di questa sera. Insomma, gli approcci delle due squadre, chi riuscirà a avere la meglio durante questa partita. Vedremo poi anche le scelte delle squadre con le formazioni in vasca, con Sandro Bovo che sceglie Renzuto, Tesanovic insieme a Giorgio Lasic, Vincenzo Dolce, Max Irving, ovviamente il capitano Jacopo Alesiani. La carica anche della squadra guidata da coach Alberto Angelini. E adesso è praticamente tutto apparecchiato. Palla al centro, potrà essere liberata dal nostro Renato. Il nostro squadra allo sprint è Jacopo Alesiani. Tra il capitano ovviamente andare allo sprint.
dall'altra parte molto quotato ovviamente Pietro Figlioli, anche il numero 12 Balazs Erdeli. Dall'altra parte Balazs Erdeli. Sarà proprio il numero 12 del Savona ad andare a prendere e ad contestare ad Alesiani il possesso, ed è Pino Alesiani a vincere il primo sprint. Adesso giostrato in posizione 2 dove c'è Vincenzo Dolce che può scendere, andare poi da Renzuto, pensa al tiro, ci ripensa Dolce, ancora lo scarico per Renzuto, due uomini addosso, 6 secondi per chiudere l'azione, qui Lazic divorato dal suo difensore, ovvero da Mario Guidi, che adesso va a nuotare dall'altro lato, ancora Mario Guidi, praticamente coast to coast, da porta a porta, arriva Max Irving che gli strappa il pallone dalle mani, lo fa suo. Adesso il pallone sulla destra con Dolce che si inserisce da posizione 1, rigore, fallo di Erdeli. E quindi rigore, intervento sbagliato del numero 12 che ha commesso un'ingenuità. E Max Irving è pronto a tirare questo rigore. Non sbaglia Max Irving. Su rigore. Non sbaglia. Bella l'entrata di Dolce. Di forse Erdeli davvero poco poteva fare, ha optato poi per concedere la massima punizione al N Brescia, l'ex giocatore di Eger, Vasas e USC di Budapest, che insomma ha vinto un bronzo olimpico con l'Ungheria nel 2020, un oro europeo sempre nel 2020, insomma tante medaglie con la nazionale ungherese. Intanto c'è l'uomo in più per il Savona, Guerrato va nel pozzetto, quindi prima superiorità numerica per il Savona che è la giostra con Campopiano, poi Figlioli centralmente in posizione 5, da Durdic nuovamente Campopiano al centro qui, e c'è la parata di Tesanovic sull'ingresso di Niccolò Rocchia, botta sicura. Bella parata qui del portiere montenegrino che con la sua nazionale ha strappato il pass per i giochi olimpici. Adesso avanza Max Irving, va a prendere posizione di centroboa, Gianazza poi fuori del basso, pensa al tiro ma c'è un fallo proprio su Gianazza da parte di Mario Guidi, e quindi prima superiorità numerica per la N Brescia, Max Irving, il pallone poi per Dolce, poi ancora pallone per il tiro alla conclusione, Max Irving. Doppietta, Max Irving, stavolta la superiorità numerica. E quindi 2-0 per l'N Brescia, 5-36 da giocare, ancora Savona si ripropone ovviamente dall'altro lato, palla adesso fuori, poi
campo piano, Verdeli vede al centro un possibile pallone giocabile per campo piano, intanto Erdeli che deve andare nel pozzetto, quindi altra superiorità numerica per l'N Brescia. Pallone spostato in posizione 1 dove c'è Max Irving, cambia tutto in 4, Balzarini la gira verso Faraglia, anzi Alesiani, poi del basso Irving, 9 secondi per chiudere l'azione, pallone fuori, attenzione adesso alla conclusione bella di Balzarini, parata di Nicosia, provato a lasciare andare quasi a giro questo pallone Alessandro Balzarini, la palla adesso è ancora nostra con del basso, Renzuto va a prendere posizione al centro dove cerca di tenerlo in marcatura Lorenzo Bruni, il pallone è dentro, esce poi, prova in beduina Renzuto, peccato perché sarebbe stato davvero un grande gol di Nicosia. Viene incontro a giocare il pallone Djurdjic, poi Figlioli vede al centro un'altra beduina, questa volta di Bruni, ma il pallone poi è della N Brescia per un fallo in attacco, cambio volante, entra Lazic, fuori Balzarini, va subito al centro Giorgia Lazic, Irving, ma forse doppio centro con Renzuto che va a dare una mano a Lazic. Pallone in orizzontale poi per del basso Irving, Alesiani, ancora Nicosia, stavolta va a smorzare il tiro del numero 9 dei Leoni, adesso Djurdjic, Figlioli, ora per Figlioli, attenzione a Djurdjic, 4 secondi, prende la mira, va a tirare, ancora però secondi preziosi per l'N Brescia per difendere, attenzione però perché c'è Renzuto nel pozzetto e dunque seconda opportunità con l'uomo in più anche per il Savona, campo piano con il mancino, prende la mira Erdeli, la gira nuovamente, si torna poi da Pacaliev, campo piano con il mancino, ci ripensa, ritorna la palla in mano al numero 9 che apre per il conclusione che arriva, il gol di Figlioli. Figlioli, 3:21 da giocare, passa sotto il braccio di Tesanovic, dunque per l'N Brescia, l'aria aperta, Figlioli adesso campo piano, va su Faraglia, tanto il pallone poi per Manzi, prende la mira, il pallone cade bene al centro, qui nel pozzetto ci deve andare Vavic, più che giusta come espulsione, palla poi allargata, Alesiani, Faraglia, Alesiani ancora, deve muovere velocemente il pallone l'N Brescia, Dulce, Manzi, Manzi prende la mira, Faraglia ancora, 5 secondi, Alesiani, pochissimo, pochissimo tempo per l'N Brescia e non riesce a sfruttare la superiorità numerica questa volta con un pallasso, un passaggio abbastanza impreciso questa volta, ma attenzione al Savona che prova a reagire con Nicolò Rocchi che vede Bragantini, pallone adesso per Bragantini, carica al destro, palla che rimbalza anche la porta
sullo specchio d'acqua, pardon, alzandosi poi sopra la porta di Tesanovic. Figlioli, su di lui Alesiani. Figlioli, campo piano, attenzione che potrebbe smarcarsi per andare a tirare, così è, ma viene murato. Abbiamo due giocatori dell'N Brescia, poi Savona qui è abbastanza fortunato nel rimpallo. Figlioli, avanza Figlioli, c'è però il fallo di Erdeli. E del basso guadagna fallo Tesanovic. Dentro Giannazza, fuori Lazic. Del basso avanza, 1 minuto e 48 da giocare in questo periodo, 2-1 per l'N Brescia. Manzi si alza e così la tiene, quella che in realtà non è riuscito a tenere Tesanovic prima. Più o meno la stessa dinamica con il pallone bloccato questa volta dal secondo portiere della nazionale. Nel basso su Figlioli, cerca di tenerlo, fallo semplice, poi pallone allargato, nuovamente però si va in posizione centrale da Figlioli nel pozzetto. Giannazza, terza superiorità numerica per il Savona. Campo piano, Figlioli, pensa al tiro Pachaliev, poi il pallone che arriva, insomma tiro per Bruni e poi bravo Tesanovic, e poi a tenerla anche Edoardo Manzi, lucido in quella situazione di tiro. Faraglia non ha molti spocchi offensivi, prova a farsi largo anche Dolce nei movimenti di Mario Del Basso. Alesiani, fallo di Alesiani, fischiato dall'arbitro Schiavo, e dunque Savona con questi 30 secondi da giocare, 19 per chiudere l'azione. Campo piano verso Djurdjic, pensa all'altro tiro di Djurdjic, Tesanovic la tiene. Adesso vediamo se l'N riesce a ripartire. La risalita di Del Basso, di Dolce, di Irving, 10 secondi, Faraglia per non buttare via questo possesso, chiama palla Vincenzo Dolce, da molto lontano Edoardo Manzi, 4 secondi, andrà al tiro Manzi, Nicosia la fa sua, finisce il primo periodo a N Brescia in vantaggio per 2-1 sul Savona.
come sprinter per noi Pachaliev per il Savona. Si riparte dal 2-1 della AN Brescia con le firme di Irving doppietta e quella di Pietro Figlioli. Tutto apparecchiato. Fischio degli arbitri. E ancora Lesiani che va a vincere il duello con Pachaliev, in questo caso secondo sprint di fila. Guerrato. Pallone poi per Max Irving. Guerrato. Poi Irving. Arriva il fischio di Renzuto. Palla poi Guerrato. Dolce si avvicina. Vincenzo Dolce. Ricomincia con il 3-1 dunque dell'AN Brescia in apertura praticamente di questo periodo. Guidi. Fuori intanto Lazic. Pietro Figlioli. Pallone poi per Valerio Rizzo. Figlioli. Rizzo. La vede al centro questa palla per Bruni. C'è la difesa ottima di Del Basso e poi anche di Guerrato che va a dare il cambio a Giannazza che va al centro. Va Del Basso, prova ad andare, c'è Pachaliev in maniera irregolare su Renzuto, occhio al centro con Giannazza tenuto da Valerio Rizzo. Dolce. Renzuto, mani addosso di Figlioli, poi il pallone di Renzuto, l'indirizzo di Giannazza, era già scaduto praticamente il tempo, qua una buonissima difesa di Pietro Figlioli che cerca di scappare via controfallo adesso per l'AN Brescia. Irving. Irving prova a entrare dal lato di posizione 1. Irving. Ci ferma, ci ripensa. Vediamo la scelta del numero 11, Renzuto, dalla distanza deve impegnare Nicosia, che si alza e alza la mano in riflesso. Adesso vediamo se si può ricominciare a giocare. Irving. Renzuto. 15 secondi, prova comunque. L'alzo e tiro. Palla fuori. Pallone qui di Renzuto. Attenzione adesso, si stacca Pachaliev. E Alesiani deve andare nel pozzetto. La prima
per Alesiani Figlioli. Ancora il Savona va a chiudere questa azione con Mario Guidi. Mario Guidi. 3-2 Leoni, porta, forza Brescia. Pallone insaccato da Mario Guidi. Qua Vincenzo Dolce sbaglia il pallone, gli scivola praticamente dalle mani. Pachaliev, il più lesto. Dei suoi a rubare il pallone, Rizzo, Pachaliev, va al centro Rocchi. 13 secondi, la palla è buona per Rocchi. Manzi nel pozzetto. Attenzione adesso al Savona. Pachaliev, Rizzo. Poi Djurdjic, 7 secondi, attenzione ad Urdic. Tiro deviato, sì, ma non da Tesanovic. Uno su due, superiorità numerica per il Savona in questo quarto. 4 minuti e 14 da giocare. Balzarini, Faraglia verso Vincenzo Dolce, fallo di Rizzo, pallone poi per Balzarini del basso, ancora Balzarini, poi vede Faraglia, 7 secondi, deve provare anche a tirare il pallone per Lazic, che non riesce a tenere il contatto poi proprio con il pallone. Adesso il pallone spostato sulla destra per il tiro che non arriva, ma c'è l'espulsione di Balzarini nel pozzetto, dunque il numero 12, la terza superiorità numerica per il Savona. Pachaliev, vede Rizzo, 7 secondi, Figlioli ne ha 6 per tirare, attenzione adesso arriva la conclusione, poi Irving, palla sotto netta di Mario Guidi che protesta in maniera abbastanza veemente rischiando l'espulsione con l'arbitro Carmignani, disinnescatolo in più, e adesso dall'altra parte la N. Alesiani, una mano un po' più fredda in questo quarto per i ragazzi di Sandro Bovo. Faraglia, poi Irving da posizione 2, va alla conclusione, tiro ribattuto, ma è ancora N Brescia, chiede palla dall'altro lato in posizione 5 Dolce, arriva invece a Faraglia, e intanto c'è l'espulsione Pachaliev nel pozzetto. Vediamo i Leoni con Faraglia, Irving del basso al centro insieme ovviamente a Gianazza, palla che adesso passa per il tiro del capitano Pino Alesiani, 4-2 a N Brescia.
Figlioli, Rocchi, poi Balazs Erdeli, Guidi, Figlioli, Campopiano, Figlioli, poi Rocchi, ancora Figlioli, 10 secondi, muove la palla l'ex N Brescia, c'è il passaggio verso Bruni perché del basso deve andare nel pozzetto, la quarta superiorità numerica del Savone in questo parziale. Campopiano, Figlioli, minaccia il tiro, allarga poi in 5 dove c'è Mario Guidi che la ritorna a Pietro Figlioli, il tiro poi che arriva di Erdeli, ma c'è la parata di Tesanovic. 4 superiorità numeriche e solamente un gol per il Savona. Adesso N che vuole andare a caccia del più 3, 1.44 da giocare, Irving vede Balsarini, fallo di Mario Guidi, Alesiani. Attenzione alla marcatura poco ortodossa direi di Vavic che va per la seconda volta nel pozzetto in questa partita. Alesiani, Dulce, allarga ancora, Alesiani, sempre Dulce, vede qui l'inserimento, la palla che non passa, non arriva per Guerrato ma anche per Giole Lasic, e qui era una buona chance per l'N Brescia. Adesso Alesiani, Mario Guidi prova il tiro, Dulce, 50 secondi alla chiusura di questo parziale, poi cambio vasca, guarda, sfida compagno di nazionale Nicosia con lo sguardo, pensa al tiro, Balsarini prova da posizione 2 ad incrociare. Intanto Irving va nel pozzetto, quinta superiorità numerica per il Savona. Campopiano, attenzione al suo mancino, vede poi Pacciaglia sulla sua destra, ancora Campopiano, centralmente Erdeli, Figlioli e Tesanovic. Attenzione a 10 secondi, è partito Balsarini, visto adesso contro Figlioli va il tiro. Balsarini, ma si chiude il secondo quarto, cambio vasca, N in vantaggio 4-2.
minuti anche per il terzo periodo di questo match. Si ricomincia con lo sprint. Ancora Lesiani, testa bassa, questa volta a vincerlo è Pachaliev. Pallone per il Savona, campo piano. Pallone qui mosso da Guidi per Figlioli, 4 secondi. Gli blocca il tiro a Lesiani, che poi viene. Esclusione del numero 3 Dolce. Mandato nel pozzetto però Vincenzo Dolce. Adesso il pallone è mosso dal Savona, che prova il giro palla, campo piano, visto, attenzione alla conclusione che arriva da parte di Durdic, super parata di Petar Tesanović. Vediamo il pallone. Adesso un ritocco al cronometro. Si può giocare. Possesso Savona. Renzuto qui deve andare nel pozzetto, ma insomma qua più che accentuata il colpo da Pachaliev. Figlioli, fallo di Balzarini su Erdeli, poi campo piano Pachaliev, gol che non è valido per la bracciata. E adesso Angelini ammonito. Alesiani. Adesso Dolce. Alesiani, 5 secondi. La tiene Nicosia, la palla non è entrata. Pallone adesso spostato sulla sinistra dalla Savona. Figlioli pensa al tiro. Figlioli, 2 metri di Niccolò Rocchi, e dunque pallone bloccato poi da Nicosia. Gol annullato al Savona, in particolare a Niccolò Rocchi. Adesso Tesanović due volte e poi rigore su Guidi. Fallo di Dolce, che facendo di sicuro la testa, come essere comunque sicuro di aver commesso l'infrazione. Peccato, perché Tesanović c'era arrivato anche molto bene. Su Brescia, forza, forza! E adesso un attimo di impasse con il tiratore del Savona, ovvero Bogdan Durdic. Pronto
a sfidare Tesanovic. Si prepara Durdic, deve indietreggiare Irving. Durdic si dimentica il pallone, gli è scivolato a Durdic. E intanto rosso per Balzarini. Arbitri in difficoltà, direi, in questa gestione. Bogdan Durdic non aveva afferrato il pallone, che gli era palesemente sfuggito dalle mani in presa diretta. Pochi sono i dubbi. Incredibile questa decisione del direttore di gara, con un giocatore che ha perso clamorosamente il contatto con la sfera. Espulso Balzarini. E adesso nuovamente quindi Durdic contro Tesanovic. Nuovamente le distanze. E la para Tesanovic su Durdic. Pallone adesso per l'Enna Brescia. Irving, Manzi con il mancino, guarda dall'altra parte, Max Irving ancora, 13 secondi, occhio alla schiuma, vicino all'area di rigore c'è l'espulsione intanto per Bruni, che se ne deve andare nel pozzetto, superiorità numerica N Brescia, Alesiani, Dolce, Irving. Ancora Irving, Manzi, 9 secondi, va alla conclusione Manzi. C'è la doppia deviazione, credo, e poi la parata di Nicosia. Pacciagliev. Qua bravo Irving in posizione di difesa su Vavic. Adesso attenzione al potenziale alzo e tiro di Figlioli. 4 secondi, Pietro Figlioli trova il gol del 4-3. Adesso Manzi, pallone per Manzi, 4-3 ne Brescia, 10 secondi per tirare, ancora Manzi, riceve da Alesiani, 7 secondi, non ci sono passaggi al centro, Irving da posizione 1 prova a ingannare Nicosia, pallone che scheggia anche la traversa, poi si spinge dall'altro lato. Dunque nuovamente, anzi direi sempre, 4-3 con Guidi che attacca però da posizione 1. Attenzione, ha uno spiraglio anche per il tiro. Guidi prova a lottare, andrà anche in dribbling. Fallo semplice su di lui da parte di Giorgio Lagic. Pacciagliev. Pacciagliev guarda la porta di Tesanovic, pensa al tiro.
Ancora Dolce Pačaljev, va al tiro Pačaljev e poi Dolce glielo spegne in mano. Renzuto, fallo di Campopiano. Dolce, Pačaljev su di lui, ancora Dolce, Pačaljev, un bel confronto devo dire, Renzuto, poi mano addosso di Djurdjic su Manzi, adesso parecchio fisico il gioco del Savona. Time out per Sandro Movo. Comincia a giocare Irving, con l'uomo in più l'N Brescia. Manzi, Renzuto, poi il pallone ancora per Manzi, Irving, due secondi, ma la conclusione ancora. L'N Brescia, poi Irving, pallone ancora contestato ai bresciani, ancora Irving glielo strappa dalle mani Erdeli. Gli arbitri però non ravvedono l'irregolarità e quindi si può continuare a giocare. Chiede a gran voce l'attenzione dell'arbitro Sandro Bovo, ne ha direi tutte le ragioni. Bogdan Djurdjic. Pallone poi in avanti per il Savona. Adesso si può continuare a giocare. Intervento. Pallone per l'N Brescia. Renzuto può andare. Ancora Renzuto. Manzi prende la mira. Adesso fermo un attimo il gioco l'arbitro perché c'è un'espulsione del numero 11, Djurdjic nel pozzetto. Dolce chiama lo schema, Irving, poi Manzi carica al sinistro, ancora Manzi, riceve da Irving, riallarga per Dolce, prova a spaziare l'N Brescia in questa fase di costruzione tiro. Renzuto, tiro murato, ancora 20 secondi, Manzi per Dolce che va alla conclusione. Vincenzo Dolce, 5-3. Adesso 5-3 per la N Brescia, match lo sapevamo, abbastanza tirato, abbastanza complicato e sarà così fino alla fine, c'è ancora poi tutto un quarto intero da giocare. Figlioli, Djurdjic, alzo e tiro, Figlioli,
il gol di Figlioli. Mi sembrava parecchio dentro in realtà questo tiro. Tripletta di Figlioli. Irving. Adesso attenzione. Attenzione adesso perché il Savone è partito. Angelina ha chiamato il time out, ma direi che siamo un attimo in difficoltà con col capire anche un po' il metro arbitrale, tante chiamate, palloni abbastanza difficili da valutare. Adesso la panchina dell'N Brescia ha protesto ovviamente con il direttore di gara Carmignani da questo lato, in time out invece il Savona che ha tra l'altro espulso anche Vincenzo Dolce. A onor del vero, anche Mario Guidi aveva avuto una bella risposta piccante nei confronti dell'arbitro, ma lì non è stato ravvisato nessun tipo di provvedimento. ...5-4... con 40 secondi in questo terzo parziale e il Savona nel possesso. 0,40 secondi, Figlioli per Erdeli. Campopiano, Rizzo si allarga, Figlioli in posizione 4. Rizzo lo guarda ma torna da campopiano, ancora Rizzo, va Figlioli per Erdeli, nuovamente campopiano, 6 secondi, Rizzo, Tesanovic, wow, che parata di Petar Tesanovic. E adesso 18 secondi, l'N Brescia per magari scavare un più due prima della fine del periodo, può andare a 10 secondi, Max Irving, si fa vedere anche Renzuto, il pallone per Gianazza che la schiaccia a terra e poi Figlioli lo allaccia, non è, c'è nulla secondo il direttore di gara, poi Nicosia tira dalla distanza. Adesso Alesiani un po' nervoso, lo va a calmare ovviamente Valerio Rizzo, giocatori che si conoscono da parecchi anni, parecchio tempo. E adesso finito anche il terzo periodo.
quarto ed ultimo periodo. Si comincia. Partita piuttosto tesa e Alesiani vince lo sprint su Erdeli. Irving. Renzuto. Da un occhio in avanti, il pallone poi per Max Irving, 7.45, Gian Lazza qui, pugno di Guidi che se ne va nel pozzetto. Renzuto riceve, poi la palla va ancora in direzione 1 dove c'è Guerrato. Irving, Renzuto dalla distanza, pensa al tiro, Alesiani, 6 secondi, deve chiudere la Enbrescia questa azione. La strozza un po' nel controllo Guerrato e poi deve andare anche nel pozzetto Guerrato. Peccato per questo tiro non perfetto da parte del numero 8 che l'ha chiusa abbastanza male sul palo di Nicosia, che da lì non si fa sorprendere. Pallone adesso in 5 dove va a ricevere Vavic. Figlioli prova a tirare, chiede il corner Figlioli, pallone che ha scheggiato la traversa. Manzi, Renzuto, Manzi ancora, 6.41. Attenzione a Irving che va alla conclusione, c'è il muro però di Nicosia, poi in qualche modo riparte Vavic. Cambio volante per il Savona, rientra nella mischia anche Bruni. Figlioli, dà uno sguardo al centro, qui Bruni va a commettere irregolarità nell'entrata abbastanza irruenta, un po' dritto per dritto. Adesso del basso Alesiani, Renzuto, Irving, Renzuto, Lazic, c'è il fallo su Pietro Figlioli e quindi Nicosia pallone alle mani, intanto fallo su Edoardo Manzi da parte di Pacciagliev, chiede la palla all'arbitro. Vediamo, richiama la palla Carmignani. Quindi doppia espulsione, se non ho interpretato male. Allora, intanto Durdic che deve accomodarsi nel pozzetto per la seconda espulsione. E poi anche doppia espulsione. Zorze Lazic. Correggono gli arbitri, esclusione della 3 numero 2 del passo. Anzi, attenzione, non è Lazic ma è del basso. Del basso. Sei dico! Quindi del basso della seconda espulsione. E Lazic dunque che ha fatto una vasca suppletiva, dai, in questa partita, e poi una volta arrivato alla panchina i suoi compagni gli hanno fatto il gesto di tornare verso la mischia. Manzi, Renzuto, fallo semplice di Erdeli, ancora su Renzuto,
Vediamo al centro se Lazzi ha la possibilità di andare a prendersi un tiro o quantomeno la posizione per andare al centro. Qui attenzione, è trascinato da Pacciagliev, anzi perdon, da Vavic, definitiva per lui. Renzuto, bravissimo Nicosia, ancora N con Lazic che si divora il gol del 6-4. La porta vuota, John Lazic, errore importante questo del serbo. Adesso Durdic all'indietro, una pallaccia e c'è in agguato come al solito Alesiani nel pozzetto Figlioli. E allora Alesiani può andare la N Brescia, che è anche in situazione di superiorità numerica, preferisce forse gestirla Pino Alesiani. Palla che arriva adesso a Del Basso, che può anche andare a tirare. Del Basso la riapre, Alesiani, Renzuto, tiraccio. Il pallone acciuffato dunque da Nicosia sulla superiorità numerica della N Brescia. Rocchi per Figlioli, su di lui Giannazzi in marcatura, 9 secondi per chiudere l'azione. Nicolo Rocchi da posizione 4, c'è l'inserimento di Erdeli, arriva poi campopiano Tesanovic, la chiude lui. Si ricomincia a giocare, 20 secondi. Erdeli al centro per Bruni, prova a girarsi, traversa riga, sfiorato il gran gol Lorenzo Bruni, traversa poi a dire di no al centro boa della nazionale. Manzi, Irving ancora, riceve dal numero 11, posizione centrale per Manzi, vediamo se da lì se la sente di andare al tiro, va a tirare infatti, poi nel rimpallo ha fortuna anche il Savona con Bruni che si ritrova il pallone tra le mani. Gli ultimi 3 minuti e 23, intanto c'è la superiorità numerica con Del Basso, definitiva anche per lui, a N Brescia senza Dolce, Del Basso e Balzarini, tutti e tre fuori per limite di falli. Balzarini in realtà per gioco violento su quel rigore dubbio. Attenzione, adesso arriva il gol del Savona del 5-5. Pari, partita che si è rivelata poi quella che avevamo presentato, ovvero molto molto tosta. Irving, Manzi, Irving ancora, Manzi, poi la palla per Guerrato. Manzi, 10 secondi, molto aggressiva la manovra difensiva del Savona, adesso attenzione a Giannazzi, esce! Che beffa Nicosia, il gol di Tommy Giannazza, 6-5.
È bravo, bravo Tommy, qua a ingannare Nicosia, che onor del vero aveva anche avuto una visione corretta di questa uscita, perché il pallone sembrava in effetti alla sua portata. È stato molto più lesto però Giannazza. Pacciagliev, 2.41 da giocare, adesso la palla che arriva al centro, Guerrato nel pozzetto, esclusione anche per Guerrato e altro giocatore fuori per limite di falli. Si ricomincia a giocare, 2.32 alla fine di questa bella partita, molto molto tirata fino all'ultimo. Pacciagliev, campo piano, il pallone è sul secondo palo, rigore, 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 e adesso cartellino rosso per Sandro Bovo, fallo di Manzi. Espulso anche Sandro Bovo. Fallo di Manzi. E adesso rigore per il Savona. Figlioli contro Tesanovic. Figlioli contro Tesanovic. Figlioli contro Tesanovic. Ancora Figlioli che aspetta, credo. Parte Figlioli che va a realizzare il gol del 6 pari. Renzuto 6-6 AN martoriata dalle espulsioni, alcune davvero molto molto generose. Attenzione qui, fallo su Manzi e poi una gomitata di Nicolò Rocchi. Nicosia, si va avanti a giocare. Figlioli, Bruni,
Figlioli, 9 secondi, dai ragazzi, con la difesa, attenzione al campo piano. Pallone poi in avanti, c'è la ottima chiusura della N Brescia, poi Irving trattenuto da Bruni. Andiamo avanti, 1 minuto e 28 da giocare, c'è l'espulsione del numero 3 Pachaliev. E time out per i Leoni. Irving, Manzi, 1-20, si ricomincia a giocare, a N Brescia con l'uomo in più, Irving, faraglia, fa la finta di ricezione Renzuto, Irving ancora, palla per Manzi, nuovamente Irving, si butta dentro Renzuto, la palla adesso è per lui, tiro smorzato, non riesce a prendere completamente il possesso del pallone Renzuto, e adesso ultimo minuto, col Savona che prova ad attaccare. Rocchi lo affronta Renzuto, palla adesso per il Savona, palla che era uscita, pallone adesso per la conclusione dalla distanza. Adesso N Brescia che può andare ad attaccare, 13 secondi per chiudere l'azione, 18 i secondi effettivi al termine del match. Alesiani, Irving al centro, questa palla arriva, Giannazza, non c'è fallo e quindi la prende il Savona, 5 secondi, prova ad arrivarci Irving, c'è il fallo sul numero 12, mancano praticamente, finito il tempo, il tiro arriva ma tempo ormai scaduto, finisce l'incontro 6-6 tra AN Brescia e Savona, una partita dura, tosta, e ci saremo sicuramente divertiti di più a commentare anche più precisione dal punto di vista arbitrale. È tutto dalla Monpiano, da Michele Iacobello, una buona serata.